Sposo 7 giorni ha fatto un po' di strada questa mattina perché era curioso di far conoscere proprio personalmente e far conoscere tutta la cittadinanza di Spoleto Guido Grossi, che è il primo nome certo che correrà per la poltrona, diciamo così, da sindaco di Spoleto per il Movimento 5 Stelle. Ecco, si presenti e ci faccia sapere chi è. Benissimo, poltrona intanto è un termine poco adeguato. Era provocatorio. Di restituire alla politica la dignità che ha una politica nel senso di servizio, lo dobbiamo davvero riscoprire. Guido Grossi, io sono nato in Umbria, ma quasi per caso, perché la mia famiglia è originaria di Formia. Mio papà è stato ufficiale dell'esercito e quindi per lavoro ha girato. Sono nato a Orvieto, io sono stato 9 anni. Poi sempre per il lavoro di mio padre ho girato varie città, sempre di dimensioni medio-piccole, e fino a quando non sono approdato a Roma e lì ho finito i miei studi e ho lavorato in banca, nella Banca Nazionale del Lavoro. Che è una cosa che già gli hanno contestato, no? Sì, sono entrato in banca quando la Banca del Ministero del Tesoro e svolgeva un'importante funzione di diritto pubblico. Poi dal di dentro ho assistito a tutta la trasformazione e ne sono uscito anche in conseguenza di questa trasformazione. E ho scelto di venire a vivere a Spoleto perché qui si vive bene. Qui c'è una vita a dimensione d'uomo, con questa natura che non è selvaggia ma non è neanche violentata dall'uomo come abbiamo fatto in tante altre parti. E ho scoperto una città ricchissima di interessi, ricchissima di capacità. Io sono entrato nel mondo delle associazioni, anche se ci sono entrato piuttosto tardi, perché all'inizio mi sono un po' rifugiato in questa oasi qui. A Icciano, no? Diciamo. Icciano. E senta, lei è presidente o vicepresidente di Cittadinanza Attiva? Ora, che in pratica è la funzione di presidente dell'Assemblea di Spoleto, sono decaduto automaticamente dal momento in cui ho dichiarato la mia candidatura, perché per lo statuto dell'associazione di Cittadinanza Attiva, no, parliamo. Cittadinanza Attiva. Rimango socio di Cittadinanza Attiva perché è un'associazione che mi ha dato molto e mi ha fatto riscoprire la voglia di immergermi nella gestione della cosa pubblica. Ecco, questa è un'altra cosa importante. Io sono entrato anche in altre associazioni, in Libera Lega Ambiente, la Croce Rossa. Le associazioni raccolgono istanze meravigliose di gente capace di fare, che vuole fare, e poi presenta istanze alle istituzioni e si infrange su un muro di gomma. E allora ho pensato che bisogna entrare nelle istituzioni, bisogna portare questa voglia di fare, questa capacità di fare dentro le istituzioni per restituire le istituzioni ai bisogni dei cittadini. Ecco, lei è una persona anche molto sensibile al territorio. Spoleto può fare qualcosa per valorizzare il suo territorio oppure è destinata a questo zero completo da quello che abbiamo visto dalle ultime amministrazioni? Guarda, Spoleto è una città ricchissima, ha ricevuto un dono dal Signore, dalla natura, da chi vogliamo noi. È ricchissima di persone capaci, è ricchissima di storia, di cultura, di arte, tradizioni e perfino finanziariamente. Invece ci fanno sentire dei falliti, ci danno l'impressione che siamo schiavi oramai di leggi che ci impediscono di fare, di un buco di bilancio che ancora, dopo averci messo il naso 10 volte, non abbiamo capito bene come è nato e quali sono le sue dimensioni. Dobbiamo rimettere tutti insieme questa nostra capacità di fare e di valorizzare queste ricchezze che ci sono state donate. È veramente un peccato lasciarle così. Una domanda che le faremo da qui a giugno o maggio tante volte. La prima cosa che farà, che vorrebbe fare un giorno che diventerà sindaco? Guardi, la prima cosa che voglio fare è una legge, una disposizione del comune che chiarisce il nuovo metodo di fare politica, trasparenza e partecipazione. Gli ostacoli che ho incontrato dal mondo delle associazioni è quando ci interessavamo di un problema e chiedevamo informazioni, non riuscivamo ad avere informazioni. Leggere un bilancio di una società partecipata dal comune è un mistero doloroso. Far capire alle istituzioni che cosa realmente desiderano i cittadini, glielo diciamo e non ascoltano. Allora, una legge molto chiara che dia gli strumenti ai cittadini per capire e obblighi le istituzioni a dichiarare.
se noi riusciamo a mettere insieme con la partecipazione tutte le energie che ci sono in questa città, non abbiamo ostacoli di sorta, per quanto viviamo in un mondo che fa di tutto per crearci degli ostacoli. Perfetto, noi diciamo chiudiamo qui questo primo incontro, che è stato proprio così, per farci capire chi è, anche perché tra le varie cose che hanno contestato al Movimento 5 Stelle il fatto che lei non fosse di Spoleto e quindi non conosciuto, tutta questa serie di cose che noi spoletini siamo abbastanza capaci a tirare fuori da niente. Quindi la ringraziamo tanto e facciamo un bocca al lupo per la sua candidatura e per l'anno che verrà, e ci rivedremo sicuramente presto per magari trattare un argomento in particolare e sentire qual è il suo pensiero. Grazie, grazie davvero.